La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha dato esecuzione ad un decreto di confisca beni per 11 milioni di euro emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta nei confronti dell'imprenditore Francesco Grassia, 71 anni, arrestato nel 2000. Tali beni erano già stati sottoposti a sequestro nel luglio del 2015 su provvedimento del Tribunale. Si tratta di società e fabbricati con sede e situati principalmente nella provincia casertana ed inoltre di beni immobili e rapporti finanziari nella disponibilità di diretta ed indiretta di Grassia, per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro. Ritenuto legato alla fazione Zagaria del clan dei Casalesi, Grassia forniva appoggio logistico agli affiliati del clan, riscuoteva il pizzo, ne investiva i proventi e importava armi dall'ex Jugoslavia, tra cui fucili a pompa, bombe a mano e mitragliatori silenziati. In attesa che si arrivi alla identificazione del corpo senza vita dell'uomo trovato impiccato al ramo di un albero di castagno in una zona non facile di accesso della collina dei Camaldoli a Napoli, tutte le piste investigative sono aperte dal suicidio all'omicidio. Il sostituto procuratore Sergio Amato è il pubblico ministero che ha disposto i primi atti di indagine, a cominciare dal sequestro della salma e dalla disposizione di eseguire l'autopsia. I carabinieri del Vomero, intervenuti sul posto, hanno iniziato a scandagliare le denunce di scomparsa presentate negli ultimi mesi a Napoli ed in provincia. Brutto risveglio per Napoli e per San Gennaro. Domenica notte, infatti, qualcuno ha violato la cassaforte che conteneva le offerte per il miracolo. I malviventi sarebbero quattro per un bottino di circa 10.000 euro, tutto denaro raccolto nei giorni della festa del Santo. L'inchiesta è condotta dai carabinieri in collaborazione con gli uffici della Curia. I banditi sarebbero entrati dall'ingresso di Largo Donna Regina nei pressi degli uffici del parroco del Duomo, Don Enzo Napoli, che ha dato l'allarme. A risolvere il giallo saranno ora le immagini di videosorveglianza di una telecamera installata proprio vicino alla chiesa, filmati oramai già acquisiti dai carabinieri. I banditi dunque avrebbero le ore contate, nonostante fossero a volto coperto nel momento del furto. Oltre alla cassaforte svuotata, i ladri hanno messo a soqquadro alcune stanze e rubato altro denaro nell'ufficio del custode, sottratto persino qualche libro antico. Tragico incidente nella notte sulla via Domiziana a Castelvolturno, che ha provocato la morte del conducente di un veicolo che, per ragioni ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una rotonda dell'arteria litoranea. L'automobile, dopo l'impatto, ha preso immediatamente fuoco e la vittima è rimasta bloccata nell'abitacolo. Quando è stata estratta la salma carbonizzata, il personale sanitario ha notato una lesione al capo, probabilmente provocata dallo scontro, e che ha forse causato la perdita di conoscenza che non ha permesso all'uomo di mettere in salvo dalle fiamme. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Gli agenti di polizia, carabinieri e guardia di finanza, polizia municipale, hanno eseguito lo sgombero coatto di alcuni nuclei familiari che occupano abusivamente le case all'interno del parco della Reggia di Caserta. Si tratta di 6 famiglie per le quali il tribunale aveva già ordinato nei mesi scorsi lo sfratto, che ne avevano poi beneficiato di una proroga scaduta lo scorso luglio. La picchia, la violenta per mesi, le sferra calci e cazzotti dinanzi alle figlie, una di 6 anni e un'altra di soli 2 mesi. Lui, 32enne bracciante agricolo, pregiudicato di origini rumene, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giuliano. Lei, 28enne, si è liberata di un orco violento che le ha reso la vita impossibile. L'ultimo episodio ha convinto la donna a denunciarlo. L'uomo, ubriaco, infastidito dal rifiuto della compagna, che aveva reagito dopo l'ennesima richiesta di sesso, ha cominciato ad inseguirla lungo via Grotta dell'Olmo, nella zona di Barcaturo, brandendo in mano un cacciavite. La ragazza, terrorizzata, a quel punto ha deciso di denunciarlo ai carabinieri della stazione di Barcaturo. La donna, di origine romena, ha raccontato tutto, dei mesi di violenze sessuali, dei soprusi mai denunciati per paura di gravi ritorsioni su di lei e sui figli. Approfondendo le indagini che il 28 giugno scorso avevano portato all'arresto di 17 persone responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta della direzione distrettuale partenopea a carica di 3 persone vicine al capo e al finanziatore del traffico di droga. Sono stati apposti quindi sigilli a 3 palazzine residenziali a Quarto ed una abitazione con coorte interna a Mandatoriccio in provincia di Cosenza. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento come di consueto tra un'ora circa. A più tardi.